Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, sono MiBike. Oggi siamo alla quinta tappa del trofeo Motard, quindi partiamo subito con la sigla perché oggi siamo parecchio in ritardo. Ragazzi, prima di iniziare con il video vero e proprio voglio ricordarvi l'iscrizione al canale, perché ho visto che tantissimi che guardate i miei video, alcuni commentano anche, sono molto molto contento, ma non sono ancora iscritti al mio canale. Abbiamo superato i 10.000 iscritti egregiamente, io vi ringrazio anticipatamente e adesso procediamo con il video. Bene, tutto è pronto, oggi sono arrivato in ritardissima per cause burocratiche, covid, tamponi, green pass e quant'altro. Al momento rischiamo di perdere la gara, partiamo subito con le libere e cerchiamo di fare del nostro meglio. Comunque oggi sono fortissimi. Prove libere finite, quarto posto credo, non è ancora certo perché di là deve esserci stato un errore con il transponder. Christian, che oggi partecipa alla gara, addirittura ha fatto segnare 21 e rotti, sì, infatti. Impossibile, però va bene dai, per adesso quarto posto, vabbè, quello che conta poi saranno le qualifiche e soprattutto le gare. Cosa? Oddio, cosa ho fatto? Rivediamo il rallentatore. No raga, aspettate un attimo. Dall'inquadratura on board non si vede. Ma non so se avete presente quando Marquez fa quei salvataggi col ginocchio. Mi è successa la stessa cosa. Mi è partita via la moto da sotto, sono andati via sia la ruota davanti che quella dietro. Ora, lì per lì non l'avevo notato, ma se guardate bene le immagini, magari da qui non notate nulla. Ma se ingrandisco, guardate quella piccola striscia che c'è sull'asfalto. Beh, in seguito ho scoperto che quella è la cinghia della pompa dell'acqua di una mini moto che prima ha fatto la sessione delle qualifiche. È la prima volta che mi capita una cosa del genere. Hey! Che bello, intanto oggi sono in parecchi che si stanno sdraiando, non so per quale motivo, ma ci sono molte molte cadute sia nelle libere che nelle qualifiche. Comincio a chiedermi cosa potrebbe succedere in gara. Eccoci qua con il buon caro Spencer, mi stavi uccidendo, lo sai. Quando? Mentre io ero in pista e tu fuori. Perché ad un certo punto ho salvato la moto, mi stavo chiedendo cosa fosse, c'era una pialtella di gomma, lì c'era qualcosa, e poi mi hanno detto Spencer che ha perso la cinghia della pompa dell'acqua. Pensa che mi ha fatto scivolare anche a me, benedetta cinghia. Quindi gli è caduta, non lo sapeva, ci è scivolata sopra e dopo aver dispetto... Ma adesso è lì nuova perfetta. Qualifiche andate così così, mi sto impegnando davvero al massimo delle possibilità per stare dietro a quelli davanti, ma oggi è dura. Cerchiamo di dare il massimo, adesso siamo in attesa della gara, perciò incrociamo le dita e cerchiamo di fare il meglio che possiamo. Io ormai cerco solo di accumulare punti perché
quello che mi interessa conservare è il podio nel campionato, perciò per adesso va bene così. Finalmente tutto è pronto per la gara. Adesso è il momento di darci dentro, perché lì davanti sono veramente tanto veloci. Infatti voglio ricordarvi che oggi con noi correrà niente meno che un pilota della Premoto 3. Quindi stiamo parlando di un livello che va oltre quello che si poteva pensare fino ad oggi su questo canale. Quindi giro di ricognizione e cerchiamo di raccogliere quante più idee possibili e andare forte sin da subito. Posizione non recuperata. Adesso devo cercare assolutamente di stare dietro a quelli davanti e magari, se riesco, provare anche a superarli. Non sarà facile perché, come ho già detto, sono molto forti, ma devo cercare di mettermi sotto. Da questo tipo di sorpassi cominci a capire che il peso su questo tipo di moto incide tantissimo. Devo mettermi a dieta e soprattutto devo riprendermi il quarto posto. Olè! E andiamo! Questo tipo di gara purtroppo non ho monitor, non ho display di riferimento né quant'altro dal bordo pista, quindi non ho idea dei tempi che sto facendo sul giro, però intravedo leggermente quello davanti che si sta avvicinando piano piano, quindi mi sa che ho qualche decimino in più di vantaggio. Forse sto anche andando più del solito, mi sa che oggi farò segnare anche un buon tempo. Davanti, ma non riesco a raggiungerlo perché quello che guadagno in curva lo perdo poi tantissimo in rettilineo, perché l'altro è molto più leggero di me. Però i giri sono ancora tanti e quindi devo cercare per forza di resistere. Voglio quantomeno cercare di superare quello che ho davanti, anche se so che comunque non è facile. Mamma mia, che nervoso, ce l'ho lì ma non riesco a prenderlo, è a tanto così ma non ci arrivo.
primo giro e mi viene una voglia pazzesca di lasciare i freni in curva e cercare di inserirmi a palla proprio come se non ci fosse un domani. Purtroppo non posso farlo perché comunque la fisica ti dà dei limiti, ma quell'avercelo lì davanti e non poterlo prendere mi sta facendo innervosire come poche volte mi è successo in vita mia. Ah! Sono passato ancora! Infatti sta venendo molto molto meglio adesso. Che dire, una gara veramente combattuta, tra le altre cose Edo, che è arrivato primo, oggi corre come wildcard, quindi non è un pilota che conta nella classifica, perciò ragazzi il podio. E sono riuscito ad abbassare ancora i tempi. Se mi seguite sicuramente saprete che oscillavo tra i 28 alto e i 29 basso, più o meno sempre quelli. Oggi sono riuscito a stampare, pensate, un tempo di 27.4. Per ora per gara 1 è tutto, questo video finisce qui. Mi raccomando, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella, condividete, lasciate un like e commentate. Noi ci vediamo nel prossimo video di gara 2.